Comune di Caltabellotta, siamo in provincia di Agrigento, un comune altissimo, anche storicamente famoso, ma non sono qui oggi a fare il turista, ma mi trovo nell'azienda Parlapiano, territorio di Ribera, dove sono state messe a dimora ad agosto 2019. Oggi ci siamo al metà novembre 2019. Quindi sono piante che hanno vegetato un paio di mesi solamente, ed è un impianto, diciamo, di brasiliano, che è poi quella varietà che viene commercializzata col marchio Riberella. Credo che sia uno dei più grandi impianti in Sicilia e quindi in Italia, perché appunto solo in quest'area raggiunge quelle caratteristiche organolettiche, poi viene consentono di apprezzare questa arancia in tutta Italia, se non in Europa. Quindi ritroviamo qui alcuni elementi che sto sostenendo da anni, che sono il letto di coltivazione rialzato tra la parte centrale dei due filari, e il filare ci sono almeno 50-60 cm. Questo è importante perché è un'area un po' umida con delle risalite di falda. Quindi era necessario fare questo. Abbiamo la non coltura, quindi sviluppo di erba spontanea, e poi abbiamo il controllo per il momento, diciamo, lungo la fila dell'erba infestante con gli erbicidi, ma sarà un controllo momentaneo che poi, diciamo, gestiremo con appunto la gestione meccanizzata. Le piante sono state prodotte dai vivai del Covil, sotto vivaisti lucani, nell'azienda di Tommaso Lamalfa, di Policoro. E il materiale è stato fornito dalla stessa azienda dopo aver fatto delle indagini fitosanitarie sulle piante madri, quindi abbiamo preferito partire dal clone originale dell'arancia brasiliana, o del brasiliano, che appunto è quella varietà. Washington, tutto sommato, periodo di raccolta febbraio-marzo fino ad aprile, che poi viene commercializzato col marchio Riberella. Un bel investimento, diversi ettari, siamo più di 10 ettari, tutto in un'unica azienda, ben gestita, con sistemi moderni anche di irrigazione. Abbiamo per il momento due ali gocciolanti lungo la fila, qualità Netafim, fornita dalla Netafim, ali gocciolanti con Uniram, quindi predisposte anche per l'interramento, con gocciolatori posti ogni 50 cm, portate inferiori a 1,5 litri all'ora, quindi questo consentirà una gestione più razionale dell'acqua e degli elementi nutritivi. Proprio perché sono tipologia Uniram, gli ali gocciolanti verranno poi distanziate di 50-60 cm a destra e a sinistra del tronco e poi interrate di qualche centimetro. Quello che è importante è che nei 2,5 mesi dal trapianto le piante, più che sviluppare la chioma, su cui noi abbiamo insistito facendo dei tarni di raccorciamento, abbiamo sviluppato già un buon tronchetto, e l'apparato radicale ormai è ben radicato. Questo è un aspetto fondamentale dei primi mesi o del primo anno di sviluppo di qualunque pianta, quindi lavorare molto sull'apparato radicale, riducendo con tagli di ritorno la chioma e favorendo l'ingrossamento del tronco e lo sviluppo delle radici, lavorando anche sulla nutrizione, sugli equilibri nutrizionali, dove, diciamo, l'apporto degli azotati è ridotto rispetto sostanza organica, fosforo e potassio, che è più presente. Chiaramente sarà un campo oggetto sempre di visita, di video, dove realizzeremo anche delle giornate di potatura, perché noi
pensiamo che è importante la gestione dei primi anni, dei primi mesi della pianta per avere poi una gestione più facilitata negli anni della chioma, facendo dei corsi, perché è molto importante preparare dei professionisti che sono esperti della gestione della chioma e non affidarsi a coloro che hanno acquisito invece una vecchia formazione. Quindi lavoreremo su piccole rami portanti e soprattutto formazioni fruttifere. Ma questo perché abbiamo bisogno di una pianta più piccola, una pianta gestibile dal basso, una pianta più efficiente, ma soprattutto perché dobbiamo rispondere appunto a questa esigenza di avere delle interlinee di massimo 4,5 m, 5 tra appunto i due filari e la distanza tra una pianta e l'altra che non deve superare ormai 2,5 m, 2,70 m per un investimento che va al di là di 700-800 piante per ettaro. Anche per un'arancia questo è possibile, per una pianta di arancia è possibile, però con i dovuti accorgimenti tecnici. Quindi chi opererà la gestione della chioma, cioè i potatori, verranno formati per gestire appunto questa chioma. Quello che è assolutamente importante è questo arricchimento di sostanza organica grazie alla trinciatura delle erbe spontanee, che sono veramente di diverso tipo, soprattutto crucifere. Queste sono molto importanti perché apportano sostanze solforate, disinfettanti, e sono piante biocide, tanto per intenderci, ma c'è un mix di erbe spontanee. Stiamo parlando di 9 novembre 2019, Ribera, questo bellissimo paese invece è Caltabello.